Che tipo di lavoro è stato il suo qua sul territorio? Beh, ho fatto un po', anche se in una scuola militare, il lavoro che fa un po' il preside, un preside della vecchia scuola, per intenderci. È stato un lavoro interessantissimo, il contatto quotidiano con i nostri giovani allievi carabinieri, e credo che li abbiamo formati in maniera completa. Sono sicuro che usciranno da questa scuola, dalla mitica Cernaia dei carabinieri, che sapranno fare molto bene il loro dovere. Che significa per lei lasciare il comando? Beh, lasciare il comando dispiace sicuramente, però fa parte della nostra vita. Dopo che si apre e si chiude una porta, normalmente se ne apre un'altra. Per me si aprirà la porta del congedo, del pensionamento, tra pochi giorni. Che tipo di territorio ha trovato? Che tipo di territorio lascia? No, Torino è una città splendida, la Cernaia tra l'altro è legatissima a Torino. Qui sono passati generazioni e generazioni di torinesi in questa caserma, che hanno fatto fino al 2005 i carabinieri ausiliari, e gran parte della società civile è permeata di carabinierità. Torino è la città dei carabinieri anche perché qui sono nati i carabinieri. Un bilancio del lavoro, del suo tempo speso qua? Ma il mio tempo, i risultati saranno valutabili in seguito. Dipenderanno dal lavoro che i nostri allievi faranno all'esterno. Se saranno dei bravi carabinieri, dei carabinieri che conservano quei valori antichi che sono patrimonio dell'arma, questo sarà il mio risultato. Quali sono state le sue priorità durante il suo servizio? Beh, insegnare ai nostri carabinieri il rispetto delle persone soprattutto, e ad operare sempre in favore della gente e della nazione. Cosa si aspetta dai carabinieri di domani? Dai carabinieri di domani mi aspetto che facciano bene il lavoro quanto lo hanno fatto i carabinieri di ieri. E che tipo di lavoro sarà il suo? Quali saranno le sue priorità? Beh, un comandante ha il primo compito, quello di badare e accompagnare gli allievi in questo momento di formazione di base molto importante, e poi ha le responsabilità di gestione di una struttura con tutti i compiti anche amministrativi, burocratico-logistici che la caratterizzano. Cosa si aspetta dagli allievi? Beh, mi aspetto quello che gli allievi sanno dare: entusiasmo, energia e impegno. Quali sono le caratteristiche che si devono avere per lavorare in un contesto come Torino? Ma in questo periodo gli allievi vivono soprattutto l'ambiente della scuola, quindi sono degli studenti a tutti gli effetti. Li prepariamo per quello che poi dovranno fare quando andranno sui territori.